Altro macro argomento importantissimo, l'alimentazione. Mi sono arrivata tra l'altro una sfracannata di domande sull'alimentazione. Vi ho detto che in abbinato alla guida con gli esercizi ci sarebbe anche da comprare questa guida che sono linee guida, non è una guida, non c'è una dieta strutturata. Questo giorno dovete mangiare questo, questo giorno dovete mangiare questo, questo giorno dovete mangiare questo. Sono consigli per mangiare in modo sano. La guida è strutturata sul tipo di alimentazione australiana, perché voi sapete, noi abbiamo la dieta mediterranea, loro avranno la dieta australiana, avranno i loro canoni, le loro cose, eccetera. Non è una dieta dimagrante, non è una dieta... è un regime alimentare, nel senso che vi insegna a mangiare bene. Vi insegna a mangiare bene secondo i canoni australiani, che non sono uguali ai nostri. La dieta mediterranea è comunque una dieta sana, quindi se voi mangiate in modo sano, la dieta mediterranea va benissimo. Io personalmente ho sempre mangiato in modo sano, ma no, ho mangiato sempre in modo da non dare, diciamo, nutrimento ai muscoli, e secondo me questa è la cosa fondamentale. La dieta che suggerisce il regime alimentare, non prendete la dieta, non prendete la parola dieta come dieta dimagrante, perché mangiate come... veramente mangiate tantissimo. Il regime alimentare della Kayla è un regime molto nutriente, quindi questo vi permette di mangiare tantissimo, di avere l'energia per fare poi tutti anche gli esercizi, tutto lo sforzo fisico che dovete fare, e allo stesso tempo di dimagrire, perché è una dieta che, per come è strutturata, anche per come sono strutturati i pasti, aumenta il metabolismo per forza, perché vi fa mangiare 6 volte al giorno, tipo di, sì, insomma, poi ve lo strutturate un po' come vi pare, comunque vi consiglia di mangiare 6 volte al giorno, e il mangiare 6 volte al giorno aumenta il metabolismo, perché il corpo è sempre portato a bruciare gli alimenti che ingerisce, non va mai in calo di nutrienti, è sempre attivo, e quindi sì. Io personalmente consiglio di dare un'occhiatina anche alla guida alimentare. Quello che conta della guida alimentare non è la prima parte in cui vi dice mangia lo smoothie piuttosto che il wrap, perché lì sono semplicemente consigli che lei ha, non so neanche perché sinceramente ha messo, ma è la griglia che c'è a pagina 19. La griglia che c'è a pagina 19 vi consiglia di mangiare delle porzioni di nutrienti, cioè durante una giornata, se seguite quella cosa, voi avrete ingerito tutti i nutrienti che sono necessari al vostro corpo per svolgere l'attività fisica che la guida, quella di fitness, vi suggerisce, e rimanere allergici e anche dimagrire, perché poi è una cosa, cioè praticamente è una cosa conseguenziale il dimagrimento, perché se fate l'attività fisica che fate, se mangiate bene, poi dimagrite per forza, almeno che non abbiate qualche disfunzione appunto metabolica. Però se per esempio avete un metabolismo lento, come ho già detto, appunto questo tipo di alimentazione ve lo velocizza, quindi quel problema lo dovreste teoricamente risolvere. La dieta suggerita dalla Kayla non è restrittiva in niente, secondo me è fantastica, perché mangiate tutto, cioè potete mangiare tutto, non vuol dire che potete mangiare le schifezze o le patatine o roba del genere o il gelato tutti i giorni, ma potete mangiare di tutto tantissimo. Hanno tutti paura dei carboidrati, no? In questa dieta ci sono 6 porzioni di carboidrati al giorno. Carboidrati naturalmente devono essere integrali, perché i carboidrati bianchi non fanno bene a nessuno. Quindi carboidrati integrali, ma ne potete mangiare 6 porzioni al giorno. E una porzione sono comunque, non so, 40 grammi di una cosa. Cioè voi potete, che ne so, mangiare il riso, i cereali, 3 volte al 60 grammi 3 volte al giorno. In nessuna dieta sulla faccia della terra, tipo, vi lasciano così tanti. In nessuna dieta dimagrante, che poi sono quelle robe sciupa metabolismo, vi lasciano così tanti carboidrati. È quello il bello della guida della Kayla, che vi permette non di fare una cosa che fate per 3 mesi e poi dovete smettere perché il vostro corpo la supporta solo per quel periodo, ma è proprio il regime, è lo stile di vita sano in questo senso, perché voi potete mangiare tutto quello che volete, non ci sono restrizioni, ci sono soltanto regole, nel senso che vi dovete abituare magari tutti i giorni a inserire quel certo nutriente nella dieta, le verdure tutti i giorni in grande quantità, la carne bianca piuttosto che rossa in proporzioni diverse, magari il pesce, i cereali, tantissimi cereali integrali, naturalmente sempre da preferirsi farinacei anche se integrali. Vi dà proprio modo di capire come alimentarvi in modo sano. Allora, quando io ho iniziato questo percorso, ho iniziato naturalmente a fare attività fisica, e nella prima settimana però ho continuato la mia dieta
Innanzitutto, la mia dieta, non la dieta dimagrante, però ho continuato a mangiare come mangiavo prima. Sostanzialmente non avevo la forza di portare a termine i workout, quindi dalla seconda settimana ho deciso di aggiungere questa dieta, di intraprendere questa dieta, cioè di seguire questo regime alimentare, e c'è stata una svolta proprio perché il workout li finivo benissimo. Non avevo mai fame, o meglio, in realtà la cosa bella è che quando ti viene fame, a me mi viene spessissimo, quando ti viene fame puoi mangiare, ma non è che puoi mangiare il pezzettino di mela, ma puoi mangiare la fetta di pane integrale col burro di noccioline e la banana, cioè, capito? Puoi proprio mangiare bene, ma mangiare tanto, mangiare quanto te pare proprio. Non ho iniziato la dieta da subito, la prima settimana, perché ero titubante, perché io pensavo, dico, ma se io mangio in questo modo, ingrasso, cioè non posso mangiare così tanto, cioè non esiste che io mangi così tanto. E questa è la reazione che hanno avuto anche altre ragazze intorno a me che hanno affrontato questo percorso, ovvero, ma cioè, non è che io posso mangiare tutta quella roba perché divento un botolo. Così vi assicuro che non è, perché se seguite gli esercizi regolarmente, naturalmente se non li seguite è un'altra storia, ma se seguite gli esercizi regolarmente vi assicuro che con quel tipo di alimentazione dimagrite. Di pesi e misure ve ne parlerò dopo, ma mi sono asciugata, cioè immediatamente, ho perso immediatamente centimetri, si vede, centimetri che non ci dovevano stare, cioè centimetri di troppo che erano dati da alimentazione, probabilmente anche metabolismo rallentato e poco fitness. Quindi secondo me, mi ripeto, la dieta non è che anche questa qualcosa di particolare, e è soltanto, sono linee guida per alimentarsi bene, ma secondo me cioè gliela dovete dare, la dovete guardare questa dieta e tentare di seguirla il più possibile, perché vi aiuta a raggiungere gli obiettivi, anche perché dà secondo me appunto nutrimento ai muscoli e vi permette di raggiungere più velocemente gli obiettivi che magari vi siete prefissati. Le cose fondamentali per chi non volesse acquistare la guida alimentare sono mangiare, evitare appunto carboidrati bianchi, quindi mangiare integrale, mangiare un po' di tutto, quindi durante l'arco della giornata voi dovete mangiare tutti i nutrienti che ci sono sulla faccia della terra, quindi i carboidrati, le proteine, possono essere proteine vegetali o animali, dovete mangiare latticini, per chi è intollerante al latte, io sono intollerante al latte, si può ovviare a questo problema mangiando yogurt, io mangio lo yogurt greco perché lo yogurt non dà problemi intestinali, diciamo, a chi è intollerante ai latticini. Oppure ci sono le fantastiche serie di latti HD, quelli senza lattosio, eccetera. Io preferisco l'HD piuttosto che lo Zimil perché contiene ancora meno lattosio, quindi insomma io con quelle ho risolto qualsiasi problema anche di gonfiore, di cose di cui ho sempre sofferto. Quindi per i latticini, yogurt e appunto robe senza lattosio. Praticamente nel giro di un giorno voi dovete mangiare il tot di cereali, il tot di carne rossa o bianca o pesce o uova, per esempio, perché anche le uova fanno parte della zona carne proteica. Poi dovete mangiare i grassi buoni, quindi le noci, il burro di noccioline, però quello buono, piuttosto che, ora vabbè, non mi viene, io mangio queste cose qui, cioè noci, mandorle, queste qui, frutta secca e il burro di noccioline, insomma comunque grassi buoni, quindi olio d'oliva, quelle cose lì. Beh, le verdure in abbondanza, insomma dovete proprio, in un giorno dovete riuscire a dare al vostro corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Cosa mangio e cosa no? Appunto evito carboidrati bianchi o zuccheri raffinati. I zuccheri semplici che mangio sono fondamentalmente quelli della frutta, per esempio dovete mangiare la frutta due volte al giorno, insomma sono quelli della frutta e quelli del miele, uso molto miele come dolcificante, anche perché è uno zucchero semplice ma si comporta diversamente dallo zucchero bianco raffinato. E cosa mangio? Tutto il resto, in quantità allucinanti. Cioè io quando ho fame mangio un sacco senza preoccuparmi di niente, e sono dimagrita. La cosa importante è non mangiare cose prepronte, quindi cose precucinate da qualcun altro, quindi biscotti che sono comunque cose preparate da qualcun altro, no, sostituitele per esempio con dei crackers integrali. Guardando la percentuale di integrale nella confezione c'è scritto fra gli ingredienti, perché tanti crackers anche che si spacciano per integrale in realtà hanno una percentuale di integrale al 50%, addirittura qualcuno 30%, eccetera. Questo vale per il pane, per eccetera. Quindi quando comprate il pane
integrale, guardate le percentuali integrali, come quando comprate i crackers integrali, guardate le percentuali integrali perché deve essere il più alta possibile. In questo, se posso fare pubblicità, io vi consiglio il pan bauletto perché è un integrale al 100%, quindi sì, insomma, se dovete scegliere una marca, insomma, una cosa facile trovabile da molte parti, il pan bauletto. E i crackers Conad, per esempio, integrali hanno quasi un 100%, mi sembra, di integrale. E insomma, sì. E per gli spuntini, per esempio, potete prendere un crackerino e spalmarvi sopra il miele o il burro noccioline, oppure potete mangiare la banana con spalmato il burro noccioline, oppure farvi il muesli. Io ancora non l'ho mai fatto, ma lo farò presto. Oppure potete mangiare appunto la frutta, potete mangiare anche cose gustose, insomma. L'importante è che non siano biscotti con robaccia dentro, che non sia, che ne so, la minestra liofilizzata di verdure, che però dentro quel liofilizzato, chissà cosa ci infilano. Se dovete, mangiare la pasta, fatevi la pasta integrale con, non col sugo pronto nei vasetti, ma magari facendo voi il sugo con i pomodorini, la cipolla, l'olio, quello che vi pare. Basta mangiare pulito, cioè senza ingerire ingredienti non controllati, diciamo. Questo è il principio, secondo me, fondamentale, non per questa guida, ma proprio nella vita. Una ragazza mi ha chiesto: come fai a contrastare le voglie di dolci? Se te hai voglia di dolce, vuol dire che il tuo corpo ha bisogno di dolce, quindi io glielo do. Nel senso che, anche qui ripeto, non è che mangio la Nutella, mangio l'integrale col miele, mangio il muesli, mangio, insomma, queste cose qui. Però io glielo do, perché se il mio corpo ha bisogno di dolce, vuol dire che ho bisogno di dolce, cioè vuol dire che mi manca qualcosa che ho bisogno di dolce, come se ho bisogno di salato, mi faccio il panino col prosciutto, perché si vede che il mio corpo in quel momento ha bisogno di mangiare salato, perché so, sente che c'è la pressione bassa. Quello che conta secondo me è ascoltarlo il corpo, quindi se hai voglia di zuccheri, almeno che non sia fame nervosa, taglieli perché lui ne ha bisogno. La voglia di zuccheri però c'è anche da dire che spesso è veicolata da una cattiva alimentazione nel pasto precedente. Probabilmente nel pasto precedente hai mangiato qualcosa che ti ha fatto venire voglia di zuccheri perché ci sono stati degli squilibri insulinici o quelle robe lì, insomma, glicemici, insomma, quelle cose lì, e quindi sì, forse è colpa del pasto precedente. Ma in teoria, se mangi integrali, proteine, sane, proteine provenienti da pesce, cose, eccetera, verdure, le voglie di zuccheri dovrebbero essere molto limitate, cioè dovrebbero essere limitate a quelle volte in cui effettivamente il tuo corpo ha bisogno di energia e di zuccheri. Come fai a evitare gli spuntini ipercalorici? Io non li evito, li mangio. Questi spuntini ipercalorici, tra l'altro, li faccio soprattutto a base appunto sempre di robe sane come burro, di noccioline, roba del genere. Li faccio vicini al workout, a 30 minuti, un'ora di distanza dal workout, perché mi danno l'energia per affrontare il workout, perché sennò mi ritroverai in terra collassata da qualche parte. Allora, la mia esperienza personale. Parliamo di mia esperienza personale, solo mia esperienza personale, perché finora vi ho illustrato cose piuttosto direi oggettive e che non sono mie opinioni, ma sono opinioni di esperti, quindi questo va sempre ricordato. Qual è stata la molla che mi ha fatto iniziare a fare questa guida? Allora, innanzitutto ho trovato per caso le foto su Instagram, la cosa che vi ho consigliato di guardare all'inizio del video, perché veramente quello è super stimolante, secondo me, è veramente fonte di motivazione. Ma soprattutto, io sono una persona, vabbè, tendenzialmente magra, comunque tutta la vita sì, ha sempre tentato di mantenersi in forma, ma senza tanti sforzi, nel senso sono piuttosto fortunata come metabolismo, come tutto, eccetera. Sto invecchiando, quindi i miei 27 anni si fanno sentire in qualche modo, il metabolismo sta cambiando, non è una baggianata, cioè sto invecchiando seriamente, mi stanno anche venendo le prime rughe. In ogni caso il mio metabolismo è cambiato e quindi quest'estate c'è stato un cambiamento radicale perché io mi sono slasciata andare senza freni, nel senso mangiato, bevuto tantissimo, alcolici anche in grosse quantità e ho preso diversi chili, 4 kg tipo in 2 mesi, 1 mese e mezzo, quindi cioè, mi sono alimentata male, sono ingrassata. Io non ero però mai ingrassata, se ero ingrassata ero riuscita a dimagrire in brevissimo tempo, quindi era piuttosto ritenzione idrica, eccetera. Invece ora avevo visto proprio che avevo messo su della massa grassa.
Presente quando ti guardi, ti metti il vestitino che ti è sempre piaciuto tanto, e però quel vestitino, mica dico che facevo schifo dentro quel vestitino, però c'hai la ciccina che si vede da una parte, il coso da un'altra, non lo so, non stavo più totalmente bene con me stessa e quindi ho deciso di cambiare perché poi la molla è sempre un piccolo disagio, anche se io non mi posso proprio. Cioè, io non posso lamentarmi del mio corpo, non sono mai stata una persona tonica, non sono mai stata. Però sono stata piuttosto sottile, magra, i vestiti mi stanno bene. Appunto, non ho mai avuto problemi di sovrappeso, quindi mi ritengo fortunata. Però, sì, insomma, si cresce, il corpo cambia e noi bisogna cambiare dietro il corpo. E io ho deciso di fare questo cambiamento, vedendo appunto i cambiamenti che il mio corpo naturalmente sta avendo. Quello che vi voglio raccontare della guida rispetto per quanto riguarda la mia esperienza è sicuramente il primo allenamento. Io ho cominciato da principiante e il primo allenamento è stato scioccante, ovvero io mi sono trovata a metà allenamento tipo a urlare in preda agli spasmi, nel senso proprio non ce la potevo fare, cioè veramente una. Io ho tanta fatica in quel modo mai nella mia vita. Dopo il primo allenamento non sono riuscita tipo a camminare, proprio a camminare per una settimana, cioè proprio fino a lunedì dopo io non. Mi facevano male anche a sfiorarmi, cioè le gambe, perché avevo allenato le gambe. Sfiorarmi le gambe mi faceva urlare, cioè proprio. No, questa è una cosa sbagliatissima perché scioccare in questo modo il corpo, cioè non si fa assolutamente. E quindi da quel momento, dopo questo primo allenamento, io ho deciso di fare questo. Dato che io questo pre-training, che in realtà che io vi ho consigliato all'inizio del video, vi ho consigliato di fare un pre-allenamento prima di iniziare questo allenamento della guida. Dato che io non l'ho fatto, ho deciso di affrontare la guida in modo graduale, ovvero di arrivare fin dove potevo arrivare, cioè senza sforzarmi, senza andare oltre, sempre pressando sul mio limite, sempre tentando di superare il mio limite, ma mai stando male, insomma, perché quello, cioè, se il corpo ti dice basta, te devi smettere, perché, cioè, prima cosa bisogna ascoltare il corpo. Quindi praticamente ho deciso di intraprendere questi primi 3 mesi di guida, perché poi io sono arrivata alla fine, come il mio preallenamento. Quindi seguendo gli esercizi, quindi sempre incrementando la difficoltà e il resto, ma arrivando fino a dove potevo arrivare, quindi magari non compiendo tutta la sfilza di ripetizioni, quindi magari non riuscivo a fare le flessioni e non le facevo, le sostituivo coi pesi, eccetera. Quindi sì, ho un po', diciamo, affrontato questi primi 3 mesi con. In questo senso, come il mio pre-training. Una volta finito questi 3 mesi, io adesso ho una buonissima base di allenamento, cioè io batto anche, lo so, Stefano, cioè gli faccio un culo così perché faccio molti più addominali di lui, riesco a fare molte più ripetizioni di lui. E quindi sì, ora riaffronterò i 3 mesi, riuscendo dalla prima settimana. Penso sicuramente a portare a termine tutti gli allenamenti. Quindi io proprio non ho fatto preallenamento, ma sono stata molto graduale in questi 3 mesi. E comunque ho ottenuto risultati. Quindi sono arrivata, diciamo, dove riuscivo ad arrivare e ha comunque funzionato un botto. Sia l'incremento della forza che proprio i primi risultati a livello fisico, quindi mi sono sgonfiata, ho cominciato a perdere massa grassa, ritenzione idrica, ho visto il corpo che cominciava a cambiare forma, eccetera, dalla seconda settimana. Allora, quello che la guida vi consiglia di fare, e anch'io vi consiglio di fare, è di tenere un diario del vostro corpo, non un diario scritto, se volete anche un diario scritto, ma farvi delle foto, cioè farvi, che ne so, una volta alla settimana, sempre nello stesso giorno della settimana, una foto per vedere, per guardare con i vostri occhi i vostri progressi fisici. Io dalla seconda settimana mi sono vista cambiata allo specchio. Non so perché, forse mi ero sgonfiata, mi ero cosa. Poi nelle foto in realtà non si vedeva tanto il cambiamento. Quello si è visto, si è cominciato a vedere, diciamo, dopo il primo mese di allenamento. Si è cominciato a vedere abbastanza proprio il cambiamento. E fino al primo mese di allenamento era una cosa che sentivo io probabilmente. Quindi poi nelle foto si vedeva, sì, forse io la vedevo, gli altri non la vedevano neanche. I miei cambiamenti a livello fisico sono stata una perdita di massa grassa sicuramente, piuttosto veloce anche. Questo ve lo dico perché. Praticamente io sono partita da un peso di 50 kg, avevo già perso i chili che avevo preso durante l'estate, però c'era comunque massa grassa in realtà, quindi li avevo persi anche probabilmente male, i muscoli. Quindi io sono partita da una base di 50 kg. Nel primo mese e mezzo, primo mese e mezzo, sono arrivata a 52 kg e mezzo, quindi ho preso 2 kg e mezzo.
Però non mi sono fatta scoraggiare perché sapevo che stavo facendo la cosa giusta. Io mi vedevo dimagrita, quindi dico, vabbè, c'è il peso, è ritenzione idrica, poi vi parlo anche di questa, o è semplicemente che il muscolo sta crescendo e quindi il peso del muscolo si va ad aggiungere sul mio peso della massa grassa che avevo e quindi il peso aumenta. E infatti probabilmente così è stato perché mi sono ripesata, io mi peso tipo una volta al mese, eh? Cioè non sono per niente fissata con la bilancia, non, basta che io mi veda bene, che entra dentro i miei vestiti e poi non, cioè veramente non mi peso tipo mai, mi peso veramente una volta al mese. E mi sono ripesata poi tipo 2 settimane fa. E ero tornata a 50 kg, però avevo più muscoli naturalmente, perché comunque l'allenamento era proseguito, eccetera. Quindi probabilmente cosa è successo? Appunto, io ho messo massa magra e ho mantenuto la massa grassa, che ancora non si smaltiva. Dopo il primo mese, perché credo che sia quello il periodo, ho cominciato a smaltire massa grassa e quindi ho perso, da 52 sono tornata a 50 perché ho perso la massa grassa che avevo in più, insomma. Quindi c'è questo scambio, diciamo, fra massa magra e massa grassa, che era esattamente quello che volevo io, perché mi volevo tonificare e eliminare quelle cicciottine tonde, presente, quelle che abbiamo, insomma, non lo so, qui le costole, i fianchi, l'eccesso sulle cosce, insomma, ce l'abbiamo tutti. Una cosa che ci tengo a dire, perché poi uno si scoraggia magari, è che il muscolo sotto sforzo trattiene acqua, quindi probabilmente nel primo periodo di allenamento vi sentirete più gonfie, cioè gonfiore io alle gambe soprattutto, anche perché io soffro di cattiva circolazione, quindi sì. E tratterrete, quasi sicuramente, almeno che non siate già allenate, liquidi nelle gambe, quindi le gambe si gonfieranno, quindi vi sembrerà di essere gonfie, eccetera. Questo perché il muscolo eccessivamente sforzato appunto tende a trattenere acqua. Questo passa con l'allenamento, quindi vedrete magari un gonfiore iniziale delle gambe, cosa che io ho visto e come sempre tipo mi ha fatto paura, ma calcolate che nel primo mese e mezzo ho perso 3 centimetri sulle gambe, quindi insomma perseverate perché è soltanto acqua, poi va via. La cosa che la guida mi ha insegnato è assolutamente la fiducia in me, cioè nel senso nelle mie possibilità, sia nella mia possibilità di riuscire a fare delle cose, sia per esempio, io ho pubblicato la foto dei miei addominali sui social, non l'avrei mai fatto prima. Perché il mio corpo è sempre stata una mia insicurezza. Questa guida mi dà modo di essere sicura di me. Ma non perché sono diventata strafiga, ma perché sto facendo la cosa giusta, perché mi sto muovendo nel modo giusto, perché mi sto alimentando nel modo giusto, perché mi vedo cambiata e mi vedo migliorata e sto meglio con me stessa e quindi ho anche il coraggio di postare i miei addominali su Facebook. Non per fare la figa, proprio cioè perché. Boh, perché sono felice, perché mi vedo cambiata e sono super felice, e quindi questo non me l'ha insegnato, è proprio un effetto della guida, un effetto del percorso di allenamento, un effetto del percorso dell'alimentazione, un effetto di questa nuova routine. Diverse ragazze mi hanno chiesto, ma come fai ad avere così tanta costanza? Io sono la persona più incostante sulla faccia della terra e non porto a termine praticamente mai niente, nessun progetto, cioè proprio sono un disastro in questo senso, ma i risultati che ottenete vi danno la forza di proseguire, cioè vi vedrete così tanto cambiare che per forza sarete costanti, perché è una gioia continua, cioè è la gioia che ti incrementa la voglia di continuare, la gioia che ti dà la voglia di continuare, è la gioia di ottenere dei risultati visibili, ma ben visibili, cioè, è proprio pazzesco, insomma, quindi basta cominciare, una volta superate le prime 2 o 3 settimane è tutto, cioè è una bomba, perché quando vi guardate allo specchio dite tipo voglio fare il prossimo allenamento perché il prossimo allenamento sarò ancora più figa. Dove trovo il tempo? Il tempo è un problema. Io poi ho anche YouTube che mi porta via tantissimo tempo, c'è cioè chi avrà altre attività. Il tempo è un problema. Ho rinunciato in parte a YouTube, cioè sì, però ci si riesce a ritagliare. Io di solito, avendo la pressione bassa, mi alleno sempre di sera, quindi vado a camminare di sera e mi alleno di sera. Sarebbe meglio farlo di mattina per un fatto metabolico, però io non posso, proprio svengo di mattina, quindi sì, faccio sempre tutto la sera. Quindi io mi ritaglio tipo dalle 6:30. Mi ritaglio il tempo per allenarmi o per andare a camminare, quindi alle 6:30 blocco qualsiasi attività e mi prendo questo tempo per me stessa, che insomma, dopo cena magari no, mi rendo conto che può essere problematico per le persone che lavorano, eccetera. Queste cose vanno fatte quindi o in pausa pranzo, quando staccate la sera se avete tempo, però mai dopo cena perché fa malissimo, o se no vi svegliate una mezz'oretta prima la mattina, 3 quarti d'ora prima la mattina e le fate. Sono fondamentalmente tempi anche
anche difficili da ritagliare in qualche modo, ma sono tempi che donate a voi stessi, quindi cioè, se ci pensate, cosa c'è più importante dello star bene? È vero che uno non c'ha tempo, ma uno si sveglia prima e il tempo lo trova, insomma. Starete tutta la vita senza tempo per fare le cose che dovete fare per voi? Cioè, non esiste. Uno si ristruttura la propria routine per fare del bene a se stesso. Cioè, è un dovere verso noi stessi, secondo me. Io lo sto facendo, non è sempre facile, ma ci sto provando, mi sto allenando anche a fare questo. Va bene, io finalmente ho finito, penso di essere stata piuttosto esauriente, credo di aver registrato tipo un'ora di video e spero di riuscire a tagliare in modo non castrante, ma da farvi sorbire meno cose inutili possibili. E niente, spero vi sia stato utile. In tutto questo io vi voglio soltanto consigliare uno stile di vita sano. E se questo è un modo, se questa guida è un modo e una molla per iniziare a vivere meglio, beh, io direi che è il caso di provare. L'ultima cosa che vi ho detto, vi avrei detto alla fine del video, è che non mi vedrete qui su YouTube e né sui social, o forse pubblicherò qualche foto sui social, ma non sarò reperibile, insomma, per circa 2 settimane, perché queste 2 settimane devono essere essenziali per fare un passo in avanti che finora non sono riuscita a fare e ho bisogno di tutto il tempo per me. E dato che sì, non sto passando proprio un momento facile nella mia vita, mi devo concentrare e quindi purtroppo devo fare anche questo. Quindi ci si vede fra 2 settimane circa. Ciao! Baby, can't you see?